Lo scopo del Vangelo viene raggiunto oggi. La passione e la morte di Gesù ne sono il punto culminante. Giovanni non ci fa dimenticare che questo è il racconto di una vittoria, anche se il mondo lo considera un supplizio. La comparsa davanti al tribunale di Pilato permette a Gesù di asserire la sua supremazia sul mondo. Se coronato di spine, lo è in quanto re. Dall'inizio alla fine, pertanto, e non soltanto nei momenti della risurrezione e dell'effusione dello Spirito, questo è un racconto della glorificazione di Cristo. Ed è anche la risposta di Dio al rifiuto del mondo. Una risposta d'amore che proprio di fronte al rifiuto esprime tutta la sua profondità e la sua ostinazione. Giovanni ripete che Gesù va liberamente incontro alla croce. È Gesù il protagonista degli eventi, non gli uomini, che pure si illudono di vincerlo. Egli è sì sofferente, ma è immerso in un alone di maestà e di gloria. Questa impressione di sovrana maestà continua sino alla fine. Sulla croce, Gesù pronuncia parole calme e solenni. Tutto è compiuto. Giovanni vede realizzarsi nella croce di Gesù il giudizio escatologico, salvezza per i discepoli e condanna per il mondo. Questo non ha soltanto una dimensione cristologica, ma anche ecclesiale. Tutto il dramma della vita di Gesù, in cui il Messia giudicato diventa giudice dei suoi accusatori, è il simbolo del dramma del cristiano che, giudicato dal mondo, deve convincerlo di peccato.